Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle. Ho detto P, Ruocco, ho detto P. Poteva essere Pisana. Eccoci, eccoci, sì, siamo in diretta per dirvi appunto che la giornata politica si caratterizza per l'attesa del risultato delle amministrative anche in Sicilia, dove il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito, lo sarà ancora. Lo chiedo a Carla Ruocco, per non parlare non tanto di questo, ma parlamentare, deputata del Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze. Sta lavorando adesso proprio in mano una cosa? Allora, noi adesso stiamo lavorando su ci stiamo impegnando per togliere definitivamente in maniera seria sulla prima casa. Per il momento il governo l'ha soltanto sospesa, però se si riesce a fare una corretta riforma anche degli esseri catastali e finalmente la riforma si mette appunto in modo perequativo, si può parlare finalmente in modo serio e non propagandistico di eliminare l'IMU sulla prima casa. Molte oltre polemiche. All'impignorabilità, abbiamo presentato un progetto di legge sull'impignorabilità della prima casa da parte dell'Italia. Polemiche però dentro il vostro movimento per quelli che sono andati via, due sono andati via, Chiara Calandra, si parla addirittura di un processo questo pomeriggio ai gruppi. Falso, non c'è nessun processo, abbiamo altro da fare, lavori in commissione, probabilmente ci consulteremo per l'assemblea per decidere un ordine del giorno variegato, perché come sanno ci riuniamo anche per decidere le nostre linee politiche, gli interventi da prendere in gruppo, le decisioni sulle interrogazioni, le interpellanze urgenti, però queste sono le discussioni principali. Poi se incidentalmente si affronteranno altre questioni, queste sono marginali. A proposito di polemiche, quelle tra Grillo e la Presidente Boldrini, il Presidente della Repubblica dice abbassare toni, questo vale anche per gli insulti via web nei confronti di quelli che sono andati via dal movimento? Ma io gli insulti via web uno per uno francamente non li ho letti, comunque i cittadini, voglio dire, i cittadini sono nei limiti del rispetto ovviamente dell'altro, si esprimono come credono, certo bisogna sempre rispettare, però anche le persone che vanno via si sono messe in una posizione quantomeno dubbia, diciamo così. Rischio che altri li imitino? Questo non mi interessa, l'importante è che rimangano i migliori e ce ne sono tanti, tantissimi. La lasciamo allora all'IMU, insomma, ai provvedimenti parlamentari. Per dirvi ancora a Caterina, appunto, che le polemiche, ne abbiamo parlato, polemiche anche nel PD però sulla data del congresso. Renzi da Firenze dice che il congresso si deve fare in autunno e le regole devono essere chiare, non mi faccio fregare ancora una volta. Renzi che lascia intendere che se le regole saranno chiare sarà pronto a fare il segretario o insomma a candidarsi per farlo. Voi? Volevo salutarti come me. Anch'io voglio dire una cosa. Perché poi può dire esattamente quello no, che no perché voi tagliate ecco perché quindi lei riprende ci sono interviste che ha fatto lei con Ballarò e non avete mandato niente. Sono Ballarò e c'è un po' di confusione. È uno qualunque. Quindi lei riprende, noi che riprendiamo per evitare che... Ma perché le dà fastidio? No, vogliamo capire come funziona. No, non è nessun fastidio. Quindi lei riprende, noi che riprendiamo per evitare che noi possiamo dare notizie di legno. Anche. È così. Sì, sì. Come si chiama lei? Maurizio. Maurizio e lavora per l'onorevole Ruocco o in generale per i Grillini? Per quello che ha detto lei, i Grillini. Per i Grillini, cioè quindi per i cittadini onorevoli lei registra tutto. Sì, sì. Viene pagato, sì. Certo. Contratto regolare. Come lei, giusto? Assolutamente sì, io ho un contratto regolarissimo. Precario però. Ma regolarissimo. Lei è precario? Progetto. E lei invece? A progetto. E qual è il progetto? Il progetto è... Riprendere noi che riprendiamo voi. No, fare un minimo di informazione, visto che voi tagliate. Fare un minimo di informazione, visto che noi tagliamo. Quindi questo è proprio da microfono di legno, giusto? Esatto. Grazie Maurizio.